Ci sono diversi ambiti che ancora oggi si tende più a percepire come maschili che femminili. Pensiamo per esempio alla tecnologia o alla produzione di automobili. La realtà però ci dice un'altra cosa. Le donne che lavorano in questi settori sono sempre più numerose e ricoprono anche ruoli chiave nello sviluppo. È il caso di Seat, dove attualmente il 20% dei dipendenti è donna. Nella fabbrica di Martorell, vicino a Barcellona, ci sono circa 1600 operaie che si occupano di assemblare la Seat Ibiza, la Leon e l'Audi Q3. Sono il doppio rispetto alla media del settore e l'ingegnere capo nel controllo qualità è una 44enne specializzata in chimica metallurgica. Nell'ambito del design, invece, ci sono parecchi uomini ed è solo nel team di scelta e sviluppo dei colori, in pratica quello che si occupa della carrozzeria e delle finiture interne, che la maggioranza è donna. Ed è sempre una signora, l'ingegnere responsabile del progetto Connettività presso il centro tecnico di Martorell. In pratica c'è lei dietro ai nuovi modelli Connect della gamma Seat, quelli che offrono i sistemi di infotainment di ultima generazione, la connessione Seat Full Link e la Seat Connect App. L'italiana Vincenza Magliocco è invece un ingegnere con un passato nello sviluppo motori che oggi è responsabile marketing prodotto delle City Car. In realtà c'è una macro tendenza female rise, dove si vede che praticamente il ruolo delle donne nel corso degli ultimi 20 anni è cambiato notevolmente, perché l'emancipazione delle donne ha fatto che le donne ricoprano ruoli sempre più rilevanti, il livello di istruzione delle donne è sempre più alto. Quello che sta succedendo è che donne più istruite e con voglia di fare non solo cambino la maniera in cui le aziende costruiscono i loro prodotti, se no cambiano anche le maniere nella quale le aziende si stanno riorientando. Vediamo spesso che ci sono delle aziende dove la possibilità di avere un ruolo che è molto più aperto alla capacità di conciliazione nel mondo familiare è qualcosa che sta avvenendo. E vediamo anche che l'empowerment che hanno le donne verso l'acquisto di prodotti, sono sempre più decise, sempre hanno più potere di acquisto, fa che in diverse aziende, in diversi tipi di settore, cambino quello che sono le esigenze del prodotto per rispondere meglio a questo tipo di esigenze. Un'espressione nata in passato dice che dietro ad ogni grande uomo c'è una grande donna. Oggi possiamo dire che sono fianco a fianco, anche quando si parla di auto.